Te la ricordi la marchesa? Quell'altra che stava da noi? Sì, quella carina che chiamavamo la marchesa. Te la ricordi? Sì. Emilio Greco, Notizie degli scavi è un vecchio amore che ritorna. Sì, un vecchissimo amore. Ho scritto la prima volta la sceneggiatura nel 64 per partecipare al concorso al centro sperimentale. Il libro l'avevo appena letto perché anche il libro uscì nel 64. Ci ho provato un paio di volte nel corso del tempo perché mi tornava in mente e poi l'ho fatto 47 anni dopo. Per cui, come ha già notato qualcuno volendomi fare un complimento, che ho fatto contemporaneamente l'ultimo film ma anche l'opera prima. Come mai ha scelto di ambientarlo oggi? Ma la scelta è dovuta al fatto che il tema di fondo, va bene, mi pare di preoccupante attualità, diciamo. In un certo senso il personaggio del professore è più credibile, oggi di quanto non lo fosse leggendo il libro di Lucentini nel 64. E allora, siccome è un tema che mi riguarda molto, insomma, al quale tengo molto, che volendolo si può ritrovare anche negli altri miei film, portarlo ai giorni d'oggi avrebbe tolto, per fortuna, quella magari persino involontaria patina di revival che io detesto, insomma, non è, quindi e questa è la ragione vera. Giuseppe Battiston e Ambrangiolini, l'uno nel ruolo del professore, un personaggio disadattato rispetto alla realtà circostante, e l'altra nel ruolo di una prostituta. Perché ha scelto proprio loro? Beh, Battiston, avendo deciso tra l'altro, quando realmente ho avuto la possibilità di fare il film, di fare del professore un uomo giovane, va bene? Ho pensato subito a Battiston perché lo considero un grandissimo attore e perché complessivamente la sua figura pensavo mi avrebbe dato la credibilità e la verosimiglianza del personaggio. Per quanto riguarda Ambra, che avevo visto unicamente nel film di Özpetek, credo che sia il suo film di debutto nel cinema, l'ho sempre vista giusta da un punto di vista fisico, perché in lei, a mio avviso, ci sono due componenti. Da una parte c'è una sorta di naturale malinconia nel viso, negli occhi, e poi all'occorrenza una naturale ironia. Ecco, l'insieme anche contrastante di questi due sentimenti mi hanno convinto che fosse il personaggio giusto. Poi ho avuto la felicissima sorpresa non solo della bravura ma di un professionismo ammirevole. Un film lento rispetto al cinema contemporaneo. Ah, io non so cosa voglia dire lento o veloce. La forma è di un film, ma anche in letteratura è lo stesso. La forma è evocata dal tema. Il tema, a mio avviso, in questo caso evocava quel tipo di forma. Io non mi pongo il problema di veloce, lento o una via mediana. A seconda del film che uno fa, a seconda delle circostanze, i temi, la forma, va bene, viene evocata dal tema e a sua volta la forma deve, come dire, veicolare il tema. Questo è il circolo, altrimenti le cose sono semplicemente appiccicate, diciamo così, esteriormente, e in quanto tale secondo me non funzionerebbero.